Oggi è venuta a trovarci alla scuola media di Ripa Bonazzi-Lilli la dottoressa Anna Maria Trepaoli, scrittrice di poesie e libri. La parola al mio compagno Marzio. Noi sappiamo che lei ha scritto un nuovo libro di storia che parla dei soldati italiani che dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943 sono stati deportati dai tedeschi nei campi di concentramento e sono stati definiti IMI. Ci vuole spiegare con precisione che cosa significa la sigla IMI? Allora, IMI vuol dire internati militari italiani. Questo fenomeno degli IMI si è verificato dopo l'armistizio dell'8 settembre. Nel conflitto che si era creato tra i nostri soldati e i soldati tedeschi ci fu una confusione tremenda. Qualcuno, visto che era firmato l'armistizio, ha detto beh allora la guerra basta, c'è l'armistizio, non la dobbiamo fare più. Allora molti scapparono via dalle loro caserme e qualcuno tentando di tornare a casa. Molti ebbero lo scrupolo di non lasciare l'esercito perché pensarono, è vero si è capovolta la situazione, però noi abbiamo fatto un giuramento quando siamo entrati a far parte dell'esercito italiano, un giuramento che non era un giuramento a un partito, era un giuramento alla bandiera, era un giuramento all'esercito. Quindi un soldato che se ne va dall'esercito è un disertore, altri erano rimasti in caserma e non sapevano forse cosa fare. Furono circondate quasi tutte le caserme dai tedeschi e con chiamiamolo pure un blitz, voi sapete che cos'è, si trovarono nella condizione di accettare o no le condizioni dei tedeschi che in forza, molto più forti di loro, li stanno circondando. La domanda fu, venite con la Wehrmacht, cioè col Terzo Reich, cioè con la Germania, o no? Se non ci venite, noi vi portiamo nei campi di concentramento, nei lager. I soldati italiani rifiutarono di andare con i tedeschi. Dice, ah sì? E allora, via, nei campi di concentramento. E cominciarono a partire i convogli di questi poveri soldati che non sapevano e non sapevano giustamente qual era la loro sorte, li immaginavano, perché andare in un campo di concentramento tedesco voleva dire soffrire le pene dell'inferno e nel 90% dei casi morire. E così cominciò il loro viaggio verso l'est d'Europa, verso la Germania o verso la Polonia, dove erano tantissimi, migliaia di campi di concentramento che nel corso degli anni della guerra i tedeschi avevano preparato in gran parte, quasi tutti per gli ebrei, per far morire gli ebrei e poi mano a mano anche per internare i civili che si opponevano in qualche modo. Come mai si è interessata a questi soldati definitivi e che la storia ufficiale ha trascurato per molto tempo? Allora, io ho avuto, quando ero studentessa, un professore italiano molto bravo che faceva delle lezioni particolarmente intense, particolarmente significative e mi erano rimaste molto impresse. Questo personaggio però era morto molto presto, subito lo voglio anche documentare, voglio chiedere informazioni sulla famiglia. Premetto che questo uomo era piemontese, era della provincia di Cuneo, però insegnava da tanti anni a Perugia. Allora io la prima cosa che ho fatto, mi sono informata presso le persone di questo paese. E va bene, nell'informarmi sulla vita, non solo scolastica, sulla vita in genere di questa persona, sono venuta a sapere che era stato prigioniero di guerra. Prigioniero di guerra, e basta così, prigioniero di guerra. Approfondendo la cosa, perché era tra quei soldati che erano stati circondati nella caserma di Saluzzo, che è una cittadina piemontese, quando era soldato appunto, era stato circondato insieme ai compagni dei tedeschi, gli era stato chiesto vuoi aderire, vuoi restare alleato dei tedeschi o no? E naturalmente come il suo compagno ha detto di no ed era stato portato nei campi di concentramento. E così io ho scoperto che non conoscevo
una ragazzina come voi altri, era una persona adulta e non conoscevo la vicenda degli internati militari italiani. E a questo punto l'ho voluto sapere, ho voluto approfondire. E infatti il libro, il primo libro diciamo che ho scritto, non il primo libro in assoluto, ma il primo libro, il libro che parla degli internati militari è questo, il libro che io ho scritto per questo professore che si chiamava Giovanni Cancan. E io ho chiamato Oltre la vita, era morto insomma, quindi è una memoria. Giovanni Cancan nelle lettere, nei ricordi e nel testimoniale. E poi con vicende che adesso sarebbe lungo raccontare, sono venuta in possesso di un indirizzario di questo professore. E c'erano tantissimi nomi, però erano nomi di tutto, non erano di una sola, che con gli indirizzi. E non, con, sì, con gli indirizzi. E non erano tutti di una località, ma erano anche stranieri. Questo mi ha insospettito, mi ha detto, ma questi allora erano i compagni di prigionia, perché se erano solo i compagni di università potevano essere di Torino, di Cuneo, insomma delle zone sue. Invece io ho cominciato a telefonare. Poi c'è stato un caso straordinario, sono riuscita ad avere una lettera di un suo compagno di università, e questo compagno di università, a quanto capivo, era a conoscenza tante cose della vita di questo professore. E allora, vedendo l'indirizzo sulla lettera, ho provato a telefonare a questo. Sull'indirizzo risultava che stava a Milano. Allora sono andata a vedere l'elenco di Milano, ma col cognome di questo professore c'erano 3 pagine. E poi questo di nome si chiamava Secondo, si chiamava. Di queste 3 pagine, Caggiati, di cognome e di nome Secondo. C'erano 3 pagine di Caggiati, nessuno si chiamava Secondo. E a Vanvera, così, ho preso un numero qualunque e ho azzeccato l'inquilino di una casa del vero, di quello che cercavo io, che stava in una casa a Milano, e mi ha dato l'indirizzo attuale di questo professore che stava a Parma. Mi sono collegata con lui e lui mi ha regalato una serie di lettere che ancora conservava del suo amico compagno di università. E tra queste lettere ce n'erano anche due, scritte dalla prigionia. Queste sono state scritte dal lager. Kriegsgefangenenlager, cioè campo di prigionia. Qui c'è il numero del prigioniero, che era il numero 3870, che corrispondeva a Giovanni Cancan. E questa è un'altra delle lettere originarie, scritte con la matita copiativa, cioè loro potevano scrivere con la matita copiativa, scritta anche questa dal campo di concentramento che si chiamava Petersdorf, dove era stato lui. Perché aveva trascurato questa storia? Ah, ecco, perché non sapevo niente io, ma come me non sapevano niente neanche altre persone. E perché è molto triste? Perché nel campo di prigionia molti lasciarono la vita nei campi di prigionia. Questa è una fotografia che ho fatto io. Questo è il muro della morte. Tante persone, ma un solo grande silenzio. È strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento. Di raccontare, né era il pudore che li frenava, di raccontare le torture a cui erano stati sottoposti. E quindi stavano zitti, per la paura di non essere creduti. Perché molti infatti non ci credevano. Dicevano,
cioè, l'hanno presa con superficialità questa cosa. E loro hanno visto la loro pelle, erano morti di morire. E molti poi che sono ritornati sono morti in giovane età, tipo questo professore a 44 anni, perché avevano contratto, lui aveva contratto il mal di cuore, altri avevano contratto delle malattie gravi, oppure erano talmente indeboliti o anche psicologicamente rovinati. Per esempio un suo amico, di quelli che avevo trovato sull'indirizzario, eccetera, un suo amico è campato fino a più di 85 anni, 85 anni, quindi quello è vissuto. Ma come è vissuto? Io ho avuto la testimonianza della sorella che da quando è tornato lui praticamente non ha quasi più parlato e si è dato a bere, mentre era non normalissimo. E si è richiuso in se stesso e ha rovinato la propria vita, ha vissuto come un disgraziato, insomma, assistito dalla sorella, perché non si era ripreso psicologicamente da quello che aveva visto e capito nei campi di concentramento, ed era un compagno del professore. Che tipo di ricerche ha dovuto fare per scrivere questo libro? Bene. E quanto tempo ci ha... Poco tempo. Pensate che mi sono così sorpresa, meravigliata di questo che avevo scoperto, perché la mia ignoranza era grande. Non lo sapete voi è normale, ma io ero grande e non avevo saputo di questa realtà, non sapevo degli internati militari. Allora mi sono messa a corpo morto a fare gentilmente. E quindi io ho fatto queste ricerche presso queste persone, e però la cosa più importante penso che ho fatto, e secondo me la dovevo fare, sono partita e sono andata a verificare di persona quello che mi avevano detto i compagni di prigionia. Ho preso e sono andata in Polonia. Sappiamo che per fare ricerche è andata anche in Polonia. Ci vuole parlare di questa esperienza, magari raccontandoci anche qualche aneddoto? Sono andata a Petersdorf e ho visto di persona i luoghi. A Torun, per rispondere a te che mi hai fatto questa domanda, per ritrovare i campi di concentramento mi sono servita di una vecchia carta. Non è, in Germania sono segnalati i campi di concentramento, in Polonia no. Sono andata in un'agenzia e mi hanno dato questa mappa. Questa mappa, questa è la Vistola, questo che vedete azzurro è il fiume Vistola. Perché io per ritrovare i campi mi sono servita di questa mappa, che adesso questa è moderna, l'hanno fatta, però l'hanno fatta copiando una mappa antica. Questi cosini rossi che vedete sono le antiche fortezze teutoniche che esistevano in Polonia e insomma, servendosi di queste fortezze, intorno a ogni fortezza avevano fatto un campo di concentramento. Io qual era la fortezza precisa dove era stato lo so, ma tanto lì viste uno o due era visto tutto, perché erano tutti uguali. Quindi ho preso il taxi, no, e con questo affare mi porti qui, mi porti qui, mi porti là, mi porti su, mi porti giù, e ho visitato tre o quattro campi che se sono spaventosi, guardate una cosa, un'esperienza, capirai, un po' pioveva, un po' lì alle tre era già buio il pomeriggio, perché siamo vicino al circolo polare, quindi se, un po' era novembre, non era da dire manco un mese estivo, quindi devo cercare di fare la svegliazione, un'impressione tremenda. Penso che tu mi hai detto come ho fatto a ricercare, ecco, ci sono andata prima con i documenti, prima ho ricercato attraverso gli indirizzi, poi ho trovato le lettere che mi ha regalate il suo amico, il compagno di università, che era rimasto tanto impressionato, l'aveva letta la moglie, l'aveva ritrovata la sera prima che io gli telefonassi. Per caso, dentro al cassetto, aveva ritrovato le lettere del suo amico che era morto da 34 anni. E aveva chiamato la moglie e dice, guarda, ho ritrovato le lettere del mio amico, ma quando più l'avevo visto. Io il giorno dopo gli ho telefonato, tant'è vero che quando non mi rispondeva, per lì sì, ma ha risposto, io gli ho detto chi ero. E poi a un certo punto silenzio, ho detto no, questo è preso un infarto, pensavo, perché il vecchio era vecchio, non mi rispondeva, invece era turbato, no? Era rimasto turbato dalla coincidenza, tra l'altro, di questa telefonata. Non sapevo come fare io, mica parlo il polacco, che parlo? Sa, fosse stato l'inglese, tira via, ma io quel polacco non per niente. Per cui per poter sapere le cose precise mi ero tanto premunita del registratore, perché questa era la cosa più importante. Però
ero andata all'università di Varsavia, alla facoltà di lingue, e avevo cercato una ragazza che sapesse l'italiano. E c'era una ragazza bravissima, simpatica, bella, e è venuta anche a me a trovarmi. Sì, una bella ragazza, che si era specializzata in italiano perché lei, appunto, facendo lingue, si era sempre... E io gli ho detto, per piacere, ti pago tutto, viaggio, albergo, tutto, ma tu devi venire con me perché io capisco niente. Cioè, negli alberghi me la cavavo con l'inglese, ma con la gente che è di inglese. E quindi ci voleva assolutamente l'interprete. E lei è venuta con me. Quindi siamo andate in giro per dove sono andata io, è venuta lei. E poi lei mi è venuta a trovare, è venuta qui a casa, è venuta a Ripa, e è stata contenta. Allora, che volevo dire? La gente, specialmente a Petersdorf, nel secondo campo di concentramento, non aveva piacere di parlare di questo, perché molti erano tedeschi, perché prima Petersdorf stava in Svezia, quindi era in Germania, quindi piacereva, diciamo noi, no? Di parlare di questa cosa veramente orrenda. E poi qualcuno era timido, poi piano piano, quando si è sparsa la voce di chi ero io, sono venute persone anziane, facevano vedere le fotografie dei loro cari morti, dei loro giovani morti in guerra, e tutti quanti intorno, allora dopo si sono sciolte. Abbiamo trovato anche una coppia, marito e moglie, che c'ho da vedere la fotografia. Questi due qui. Eccoli, questa è lei. Aspetta, faccio qui. Ce l'ho qui. Abbiamo trovato una coppia dispostissima a parlare e a illustrare tutto quanto. E infatti, la moglie Mazzari non sapeva tanto. E hanno fatto un racconto dettagliato. Che la ragazza si chiamava Magda, questa ragazza che era venuta con me, capiva perfettamente, me lo diceva, io facevo gli appunti, però ci avevamo anche il registratore per cui non si poteva sbagliare. E questi due simpatici ci hanno veramente permesso di sapere tutto in maniera molto particolareggiata. Qui su questo libro c'è proprio un racconto particolareggiatissimo di come funzionava il campo, di quel che facevano i prigionieri. Insomma, questo professore con i suoi compagni erano adibiti a confezionare le granate con il tritolo, che era velenosissimo, e poi trasportavano da 50 kg. C'erano tra i prigionieri persone che magari facevano un lavoro pesante anche a casa e lo sentivano meno, ma gente come il mio professore non era abituata a trasportare pesi, insomma, faceva altro lavoro, quindi evidentemente ne risentiva di più. Lavoravano dalla mattina alla sera e l'unico pasto erano appunto una brodaglia che non si sapeva che cosa fosse e le bucce delle banane, delle patate, che non delle banane. Figuriamoci! C'è la fabbrica che... C'era, sì, una fabbrica, eccola, una fabbrica. I tedeschi sulla carta geografica ci avevano scritto che era fabbrica delle stoffe luccicanti. Ci facevano le bombe, le granate. L'avevano messo sulla carta geografica fabbrica delle stoffe luccicanti. E invece il professore era stato adibito a uno dei lavori più pesanti, perché qualcun altro, per esempio il compagno di baracca che mi ha raccontato, invece era addetto a una falegnameria. Beh, intanto era meno velenosa, molti morivano avvelenati dal tritolo, e poi il lavoro pesantissimo. E quando ogni piccola stupidaggine, ogni piccola cosa, non so, che cascava una cosa, i tedeschi botte da orbi. Quindi c'era Lino Dadda, uno dei compagni di prigionia, che mi raccontava, mi ha detto, dice, abbiamo preso tutti tante volte. Insomma, era morivano le fame, le fatica, di malattia, il freddo, 25 gradi sotto zero c'era l'inverno e loro lavoravano così, il riscaldamento. Molti lavoravano fuori col piccone, con la pala, eccetera. Altri, anche se lavoravano in fabbrica, avevano i termosifoni, insomma, e quindi 25 gradi sotto zero, dentro le baracche niente, sul legno, dormivano sul legno, col vestitino di tela, perché gli avevano dato
calzoni e giacca di tela, 25 gradi sotto zero. Tant'è vero che un compagno di prigionia mi ha raccontato che questo mio professore sentiva freddo più di tutti gli altri e allora si metteva sulla testa i sacchetti del tritolo per ripararsi un tantino. Che rapporto c'era tra la resistenza dei partigiani che hanno combattuto in Italia contro i nazifascisti e gli inni? Alcuni dei soldati hanno cercato di corredarsi alla macchia, ma nel senso di ritornare a casa, di non farsi ritornare a casa. Altri invece si erano ritirati sulle montagne, sulle alture, per fare gruppi partigiani di resistenza, cioè per boicottare il passaggio dei tedeschi che erano costretti a ritirarsi, perché noi stavamo ormai in Italia, nella più alleata, quindi ma mica ne andavano via così, salutando, andavano via ammazzando, niente, andavano via. E quindi i soldati partigiani, quei soldati che sono diventati partigiani, facevano le imboscate. Si mettevano nelle montagne, aspettavano il passaggio delle truppe tedesche e magari gli buttavano le bombe, facevano saltare per aria i carri armati, ma i tedeschi hanno fatto degli omicidi di massa, hanno ammazzato anche persone, per esempio a Gubbio, c'è la piazza 40 Martiri, no? Hanno ammazzato 40 persone, tra cui donne, bambini e ragazzini, per rappresaglie. Quindi i partigiani cercavano di indebolire le forze tedesche per evitare anche queste cose. Qualche volta purtroppo l'hanno provocate, perché facendo queste azioni di disturbo hanno avuto la reazione dei tedeschi che hanno ammazzato. Quelli come il professore, cioè quelli internati nei lager, avevano scelto una resistenza passiva, cioè mentre i partigiani facevano una resistenza attiva, nel senso che avevano imbracciato le armi per contrastare i tedeschi, questi che erano stati presi nelle caserme come questo professore erano disarmati ovviamente, però hanno fatto resistenza, sapete perché? Perché quando erano nei campi di concentramento, anche se prima non avevano voluto riallearsi con i tedeschi, mentre erano nei campi, i tedeschi avevano fatto una cosa molto furba che però non è riuscita, cioè hanno fatto delle false lettere, come se le mamme, le mogli, chi ce l'aveva, non tanti forse perché erano giovani, le sorelle, gli scrivessero dall'Italia dicendogli: ma insomma, alleati coi tedeschi, vai ad aiutare loro. Non hanno aderito, non hanno niente, sono rimasti. E questo è un atto di coraggio, solo qualcuno ha ceduto. Perché o anzianotto, perché alcuni erano anziani, o perché tanto malato che non ce la faceva più, ma sono stati pochissimi, tutti gli altri hanno rifiutato, hanno fatto una resistenza passiva senza armi, volevano conseguire, diciamo, una resa da parte dei tedeschi, la fine della guerra, in maniera pacifica, senza armi, ecco la differenza. Però tutte e due sono valide, perché purtroppo la guerra ti costringe, cosa sbagliatissima, non si dovrebbe mai rispondere con la guerra, ma col dialogo, cioè cercando di dialogare. Però di fronte a situazioni drammatiche e tremende, qualche volta. Però insomma, sono tutte e due forme di resistenza contro i tedeschi che volevano quello che vi ho detto all'inizio. Sono due forme, la resistenza attiva, quella dei partigiani, la resistenza passiva, quella che però è stata resistenza. Pensate, se 600.000 avessero combattuto a fianco dei tedeschi, erano 600.000 soldati che venivano contro l'Italia. Invece non ci sono andati, sono morti di malattia, di fame, di freddo, di botte, sono morti di questo. Un compagno di prigionia, che è uno di quelli della fotografia, che adesso è sicuramente morto, mi ha mandato del materiale che lui aveva quando era prigioniero. Si chiama Accorsi, è questo il prigioniero, questo di Bologna, questo qui, dopo che io ho scritto il libro, mi ha mandato il materiale che lui aveva scritto quando era prigioniero nei campi di concentramento, certo, ridotto molto male, perché voi capite che avventure, ecco, per esempio un quadernino dove lui aveva disegnato, vedete se aveva scritto, memorie, il lager,
aveva fatto anche la piantina del lager. Con la matita copiativa, perché non potevano usare altro, gli davano. Aveva fatto due piantine. Io, siccome questo è più grande, questo è più piccolo e non c'è scritto niente, io credo che questo sia stato il campo di Thorn, che era più grande, e questo che era più piccolo, credo che sia stato il campo di Petersdorf. Lui ha fatto la piantina con le baracche, vedete? Le baracche, la cucina, qui foresta c'ha scritto, perché da una parte ci ha mandato paginette. Dove c'è, lui ha imparato il tedesco mentre era lì, perché ci sono tutti appunti della grammatica tedesca. Lui imparava il tedesco, tanto per farsi capire, che ne so io. Anche perché se non rispondeva ai comandi, il tedesco venivano proprio. Esatto, se non rispondevano proprio, ecco un quaderno, questo qui è più conservato, vedete dove parla della sua prigionia. E queste sono 20 pagine. Questo è più conservato degli altri, e me l'ha mandato, ma mi ha commosso, perché mi ha detto, dice, cara signora, la ringrazio del libro precedente, che io gliel'avevo dato in omaggio, perché lui mi aveva dato il libro, tanto per vedere. Questi sono i documenti polacchi di cui mi sono servita, naturalmente io non ho potuto tradurre, me ne sono fatta tradurre da due amiche polacche qui che stanno a Perugia. Quindi, questo è tutto scritto in polacco, però a me mi sono serviti, perché ci sono tutte le notizie dei campi. Vedete che obozi hitlerowski na ziemiak polski. Quindi anche questi sono documenti. Roznik Jeleniowski, vedete tutti i documenti che ho riportato dalla Polonia. E questo addirittura è un documento tedesco emanato dal Führer con l'ordine di trasferire dall'Italia alla Germania o alla Polonia tutti gli IMI, cioè tutti questi, come dicevi tu, no? Che mi chiedevi, gli internati militari italiani, e con l'ordine di fucilare tutti gli ufficiali. E questo, anche questo è stato tradotto da un signore che conosco, da Sisi, che conosce il tedesco, perché io conosco 6 parole del tedesco. Quindi queste sono anche queste testimonianze che io tengo in un archivio mio, perché insomma, non li voglio perdere, lo capite? Questo è un librettino di appunti, sempre di quel Odorando Accorsi, che tra l'altro c'è una bellissima scrittura, guarda, bellissima proprio, e con gli appunti della sua prigionia. E mi sono serviti tantissimo per scrivere il secondo libro. Ringraziamo la dottoressa Anna Maria Trefauli per averci illustrato così dettagliatamente i suoi libri. Arrivederci e grazie. Grazie a voi. Grazie a voi e a nuovo complimenti ai nostri professori. Potrà imparare a vivere senza ammazzare, e il vento si poserà.